Siamo con Giovanni Visconti all'Italian Bike Festival. Ma perché? Che cosa ci fai? Io direi che è meglio se senti lei, la Caterina, ti spiega meglio lei. Caterina. Giovanni Visconti è il nuovo volto Limar e è qui per rappresentare questi bellissimi caschi che adesso gli chiederemo anche un po' come mai piacciono così tanto e per accompagnarci un po' tra le colline romagnole alla scoperta di questi bellissimi panorami. Ma Giovanni, come mai questi caschi sono così speciali? Beh, intanto vabbè, basta vedere il mio o questo, è magnifico solamente a vederlo, però un casco non deve essere solamente bello da vedere. Questo casco ha una tecnologia fantastica, io ho cominciato la mia collaborazione con voi di Limar, sono davvero contento e oggi sperimentiamo questo gioiellino che è leggero, aerodinamico al massimo, se ne potrebbero dire mille. E quindi ecco, i motivi sono questi, il top. Ecco, mi hanno detto che questa parte poi si chiama UFO perché fa proprio passare l'area aerodinamica, quindi aiutano e sono sicuri. Sì, questa è una nuova invenzione, fantastica direi, perché in un ciclismo dove tutto fa veramente, si guarda ormai al copriscarpe, al body, tutto deve essere a posto e anche questo casco è stato testato a una velocità di 40 o 50 km orari, c'è un miglioramento, un minor consumo di watt e quindi è assolutamente fantastica questa cosa. Quindi si corre di più e in sicurezza. Ma le voci ci stanno dicendo che Giovanni Visconti porta tante persone a scoprire il ciclismo e a divertirsi col ciclismo. Quante sono vere queste voci, Giovanni? Beh, spero, vere sono vere, però devo ancora cominciare, sto buttando giù davvero qualcosa. A fine ottobre conto già di fare una pedalata con un po' di cicloturisti, ecco, chiamiamoli così, goderci un po' il panorama, il paesaggio e magari anche la possibilità di provare dei gioiellini come questo casco. Noi ringraziamo Giovanni Visconti, Caterina e tutta la Limar.